Penso che, ecco, la gente ha paura di quello che non conosce e mi arrivano molti balbuzienti che mi dicono che sono continuamente bullizzati o hanno problemi a scuola e io voglio dire loro di non smettere mai di comunicare e di trovare ogni modo per farlo e di non avere mai paura di essere come sei. Hide me, say, I really don't think you're strong enough now. Ciao Stefano, Ciao. come stai? Bene. Tieni pure. Grazie, permesso. Wow, super bella. Senti, io so che tu sei un cantante, data la tua partecipazione a X Factor, però sei anche un illustratore. Sì. Ti va di disegnarci qualcosa magari mentre chiacchieriamo? Assolutamente sì. Eccoci qua. Cosa c'è dentro questo album, questo libro, non so E come allora, preferisci chiamarlo? questo è un libro un po' magico, dato che racchiude quasi tutti i disegni che ho fatto nel corso della mia vita. Tu non sei di Milano, vero? No. Di dove sei? Io, allora, vengo dalle Marche, da un piccolo paese in provincia di Macerata. Montefano, tipo 3.000 abitanti. E poi però ti sei trasferito a Milano, Sì, giusto? un mio amico mi ha iscritto a X Factor, ai casting, e piano piano sono andato avanti e ho fatto il programma e mi è un po' cambiata la vita. E poi cosa è Sì. successo dopo, quando sei uscito? Quando sono uscito non stavo molto bene, infatti sono stato un po' depresso per un po' di tempo e il ritorno alla vita normale è stato un po' difficile. Senti, la musica immagino che sia stata terapeutica, concordi? Sì, è uno dei modi che ho per comunicare il mio mondo agli altri e quando canto mi sento libero, cade ogni muro e sto bene. Anche quando non sento mio agio, basta che canto e scompare tutto. E tante volte le persone che mi stanno intorno mi dicono: basta, smetti di cantare, dato che tutto il tempo canto, canto, canto. Infatti anche il mio compagno non ce la fa più. Ma canto dato che parlare parlo male. Cioè, quindi se ora non posso più neanche cantare, che mi rimane? Però parli perché alla fine adesso hai aperto un canale su YouTube Ah, dove sì. oltre a pubblicare i tuoi video da solista Sì. fai anche dei vlog, giusto? In cui Sì, ti rapporti con gli utenti. devo dire che quando sto in casa mia per conto mio, che non ho gente che mi guarda e che mi sta intorno, mi è tutto molto più facile la balbuzie, perché è anche uno stato emotivo, quindi ci sono momenti in cui parli meglio, altri in cui parli peggio. Dipende da come stai. Chi è Arcadia? È il mio lato femminile che porto nel palco. E Arcadia, quando è sul palco e canta, si diverte. È il mio personaggio drag. Assomiglia molto a mia mamma da ragazza. E non so se è un complimento per me o per mamma. Ultima domanda, so che sembra un po' retorica, ma adesso Stefano è felice?
mamma mia. No, è che ho paura che se rispondo sì, porta sfiga. Sì, ma in parte. No, boh. Sì, cioè, ora mi sento bene. Perché, beh, poi sto con mio compagno e quando c'è l'amore anche dei tuoi amici tutto il resto va da sé. L'amore che strappa i capelli è perduto ormai, non resta che qualche svogliata carezza e un po' di tenerezza. Ciao.